Non c'è pace per gli esercenti commerciali di Trieste. Nella notte fra domenica e lunedì, ignoti si sono introdotti nel bar Royal di via Carducci portando via tutto il fondo cassa con 400 euro. Nelle stesse ore qualcuno ha tentato di spaccare la vetrata di un altro bar, questa volta in via Udine. Ma andiamo con ordine. Era piena notte quando i ladri si sono avvicinati al bar che sorge all'angolo fra via San Francesco e via Carducci. I malintenzionati sono riusciti a smontare completamente la serratura dell'ingresso del locale. Poi sono andati dritti al bancone e hanno asportato l'intero fondo cassa per un bottino di circa 400 euro. Silenziosi e senza produrre altri danni, si sono allontanati facendo perdere le proprie tracce. La titolare del bar ha trovato l'amara sorpresa ieri mattina. Subito è scattata la denuncia alla questura. È intervenuta la polizia con la squadra scientifica. Nella stessa notte è stato preso di mira anche il bar Goccia Nero Caffè, che si affaccia su via Udine in campo Belvedere. Il titolare del negozio ha trovato la vetrina danneggiata ieri mattina. Anche in questo caso è intervenuta la polizia di Stato, però non è ancora chiaro se si sia trattato di un tentativo di furto o atto vandalico. Il proprietario del locale ha già provveduto a sostituire la vetrata. Ma a Trieste, tra gli esercenti commerciali, è ormai scattato l'allarme. Dai furti subiti dai negozianti e baristi di via Carducci e Largo Barriera alla tentata rapina alla gioielleria Oro Gemma, sempre in via Carducci, chi possiede attività commerciali va a dormire sempre con un occhio aperto. Non ce la facciamo più, bisogna fare qualcosa. Sono i commenti di alcuni di questi commercianti e baristi che condividono la paura di trovare brutte sorprese al mattino quando aprono un negozio, o peggio ancora, di trovarsi faccia a faccia con il rapinatore.